La sismica è un argomento che per forza di cose continua a imporsi all'attenzione di tutti e che il mondo dell'edilizia sta cercando di affrontare sia dal punto di vista dell'edificazione del nuovo, sia, grande problematica del nostro paese, da quello della riqualificazione dell'esistente. Una questione complessa che si sta cercando di risolvere grazie a nuove tecnologie dei materiali e ad agevolazioni fiscali per mettere a norma gli immobili, correlandovi anche il problema dell'efficientamento energetico. Ma in che cosa consistono questi vantaggi fiscali, chiamati ecobonus? Tutti noi ne possiamo usufruire per mettere in sicurezza la nostra casa? Abbiamo cercato di fare il punto con il relatore del convegno sulla sismica che si è svolto di recente a Bologna all'interno di Farete, il meeting delle imprese. Una fiera come Farete è lungimirante, quindi guardare avanti, tecnologia, però senza entrare diciamo in collisione col passato, con la tradizione. No, beh, direi che Farete è un ottimo momento di matching tra imprese, ci si conosce meglio, si guarda avanti, noi siamo a disposizione del mondo confindustriale. Un convegno importantissimo perché parlavamo di efficientamento sismico di questi capannoni produttivi, quindi ci rivolgiamo al mondo confindustriale perché ovviamente a parte le zone terremotate dove d'obbligo sono già stati messi in grandissima parte, quindi nella totalità direi, gli edifici di sicurezza, c'è tutta la restante parte che è fuori da questo obbligo che in realtà potremmo essere soggetti a terremoti. Durante il convegno ci è stato detto che c'è stato uno sciame sismico tra il Veneto e il Trentino e quindi sappiamo che l'Italia purtroppo ha questa caratteristica, quindi si deve temere per l'incolumità di tutte queste persone che lavorano su questi capannoni che da un sondaggio fatto sono sicuramente datati, si prestano a caratteristiche costruttive dove non era d'obbligo, quindi non erano stati costruiti con norme antisismiche. Ora abbiamo voluto con questo convegno spiegare ai colleghi industriali che c'è la possibilità, ci sono tanti livelli di messa in sicurezza, anche delle cifre gradualmente neanche eccessive, e abbiamo portato relatori che hanno spiegato anche gli incentivi economici con i bonus fiscali, con il bando INAIL per intervenire su questi immobili. Perché penso che sia importantissima la sicurezza dei lavoratori. Illustriamo quali sono i problemi oggi correlati nell'edilizia, nel campo dell'edilizia con la sismica, tema molto attuale. Bisogna partire dal fatto che il nostro patrimonio edilizio è molto datato, la maggior parte delle nostre costruzioni è stata realizzata negli anni 50 e 60, quindi senza alcun criterio sismico, senza alcuna sensibilità, perché allora non erano diciamo patrimonio comune dei tecnici. E oggi abbiamo capito che queste tecnologie, queste metodologie, i materiali non sono più adeguati, non rispondono alle esigenze che invece le azioni sismiche, il terremoto sollecita, produce, genera su queste costruzioni. Quindi su questo amplissimo patrimonio è necessario oggi intervenire. In molti casi, mi duole dirlo, la soluzione migliore sarebbe pensare ad una nuova costruzione, ad una ricostruzione, però per mille motivi culturali, geografici, di identità, non è sempre possibile, quindi bisogna intervenire a seconda delle varie tipologie, migliorando il comportamento sismico che oggi conosciamo meglio di 50 anni fa quando questi edifici sono stati realizzati. Quindi con tecnologie di interventi anche innovativi, negli edifici di cemento armato, sui nodi principalmente, negli edifici in muratura, sui pannelli murari. L'intervento ha un costo importante, significativo. Quantificarli in assoluto io non sono in grado, però sicuramente rappresenta una manutenzione straordinaria importante e che ha come costo anche spesso il problema che l'edificio non resterà utilizzabile durante la fase di intervento. Quindi oltre al vero mero costo economico c'è il problema grande di dove eventualmente collocare, alloggiare gli utilizzatori, gli abitanti di queste costruzioni. Quindi queste due cose vanno messe insieme e sono un peso, un onere molto importante. Un'attenzione è stata data, ricordo su tutto il Sisma Bonus che è uscito a inizio anno, che proprio ha l'idea dietro di sensibilizzare i possessori di patrimoni immobiliari verso questa direzione del miglioramento del comportamento sismico, dell'adeguamento sismico. Facciamo un raffronto con l'estero, l'Italia che punto è? Allora, l'Italia come dal punto di vista tecnico-scientifico è all'avanguardia. Nel mio mondo, diciamo quello della ricerca,
la sismica italiana è all'avanguardia in Europa sicuramente, ma direi anche nel mondo. Dal punto di vista del patrimonio costruttivo, quindi i nostri fabbricati, le nostre realizzazioni, abbiamo la specificità che dicevo prima, ovvero il nostro patrimonio è molto datato, storico in molti casi, quindi tantissimo c'è ancora da fare. La sensibilità sismica diffusa sta prendendo piede adesso, in questi ultimi anni, causa purtroppo le ultime sciagure che dal 2002 San Giuliano di Puglia fino a pochi mesi fa, direi l'anno scorso, ci hanno perseguitato. Paradossalmente abbiamo visto che le zone non classificate come sismiche fino agli ultimi 15-20 anni sono in realtà quelle che adesso sono più sensibili, perché è nata la consapevolezza in queste regioni di avere un costruito, di avere un patrimonio edilizio esistente che non è stato progettato secondo criteri antisismici, per cui con una vulnerabilità molto alta. Come mai però, nonostante le sempre più frequenti scosse nel nostro paese, si tarda a mettere in atto queste modifiche, insomma, dell'immobile esistente? Sicuramente c'è un aspetto di cultura e di sensibilità verso questi temi, per cui noi siamo come Italia piuttosto indietro rispetto ad altri paesi dove i concetti di prevenzione partono dalle scuole elementari, per cui è un qualcosa che negli anni diventa un tema che il proprietario di un immobile o il titolare di un'azienda valuta tra i primi nell'effettuare scelte di carattere immobiliare. Sicuramente gli eventi sismici che hanno colpito l'Italia negli ultimi anni, con una cadenza anche più frequente rispetto a quella a cui eravamo abituati, ha aiutato a costruire una sensibilità diversa, per cui notiamo negli ultimi anni un'attenzione sicuramente maggiore verso questi temi. Parliamo quindi di sismica, ovviamente dal punto di vista di chi deve mettere in sicurezza gli immobili. Bisogna intervenire appunto per poter mitigare gli effetti del rischio sismico e consentire alle strutture, agli impianti industriali intesi come edifici, fattispecie varie, scaffalature industriali, sili, vasche, tutto ciò che può avere un effetto in termini di produttività dell'azienda, in termini di business continuity o interruption, che è il complementare della continuity, sono oggetto di valutazioni di rischio. La valutazione di rischio conduce poi a una pianificazione di interventi tesi alla limitazione delle vulnerabilità. Ecco, facciamo un esempio di qualche intervento. Sostanzialmente gli interventi vengono concepiti in modo da non alterare eccessivamente l'attività produttiva, quindi interventi realizzati dall'esterno con controventi anche dissipativi in acciaio, in cemento armato, con interventi di mitigazione anche del rischio sismico sulle sovrastrutture ma anche sul terreno di fondazione. Abbiamo mostrato un intervento realizzato a Mirabello teso alla mitigazione del rischio di liquefazione, perché purtroppo non soltanto gli effetti si manifestano sulle sovrastrutture ma anche sul terreno, qualora il terreno abbia particolari caratteristiche e possa appunto incorrere in cedimenti nel caso di eventi sismici di particolare rilievo. Ebbene, tutti questi interventi, abbiamo mostrato, hanno un costo, un'incidenza decisamente limitata se confrontata con, da un lato, il costo di un'eventuale interruzione dell'attività, dall'altra rispetto al contenuto delle scatole, perché se chiamiamo scatola l'immobile, il contenuto è importante, ha un valore decisamente superiore a quello dell'immobile, e infine proprio all'interruzione dell'attività, che costa sia in termini di produzione e continuità ma anche e soprattutto di brand. Eco bonus, che cosa è cambiato soprattutto quest'anno dopo l'ultima emanazione da parte del governo? Il governo ha dato con l'ultima legge di bilancio un forte incentivo, quindi potenziando gli incentivi già in vigore per la riqualificazione energetica e anche sismica soprattutto,
di tutti gli edifici, non solo delle abitazioni, anche degli edifici a destinazione produttiva, quindi è una grossa opportunità per fare prevenzione rispetto appunto agli eventi sismici che hanno colpito anche di recente il territorio nazionale e per fare anche risparmio energetico. Quindi diciamo è una grossa opportunità che tutti possono sfruttare, anche i soggetti che oggi, e questa è la novità principale, non avendo chiaramente un IRPEF da pagare, cioè imposte da pagare perché hanno un reddito limitato, in questi casi interviene lo Stato e ovviamente dà la possibilità di pagare mediante un meccanismo di cessione dell'importo che prima si doveva detrarre a soggetti terzi, ad imprese, a soggetti diversi da banche e intermediari finanziari per fare i lavori. Quindi il problema finanziario di come pagare i lavori è parzialmente o quasi totalmente risolto. Questo ovviamente aiuta anche le tempistiche di intervento sulle abitazioni. Sì, diciamo che accelera, perché il problema finanziario, soprattutto nelle assemblee condominiali, perché qui parliamo soprattutto di interventi che riguardano le parti esterne dei condomini, non le singole unità immobiliari all'interno, perché la prevenzione ad esempio sismica si fa quando si interviene sull'edificio, non sul singolo appartamento. E in questi casi ovviamente le tempistiche sono legate innanzitutto all'approvazione del progetto alle assemblee condominiali, qui parliamo di lavori incisivi, quindi ci vuole una progettazione con un ingegnere strutturista, ovviamente perché si interviene sulle strutture, e ci vuole una delibera assembleare che decide anche i tempi di esecuzione dei lavori, i tempi anche del pagamento e le modalità di pagamento di queste spese. Indipendentemente dal fatto che ci possano essere state o meno scosse sul territorio, quali sono i segnali di allarme per cui una casa richiede, diciamo, di essere messa in sicurezza, a prescindere? Tipo vedere qualche crepa è sempre pericoloso? Allora, lo stato manutentivo è fondamentale. Sicuramente l'occhio esperto di un ingegnere sa quando un edificio, sia esso industriale o residenziale o commerciale, direzionale, ha comunque un certo livello di vulnerabilità, anche attraverso una verifica speditiva di tipo visivo. Successivamente poi occorrono gli approfondimenti ben più specifici di carattere documentale, di controlli distruttivi e non attraverso tutta una serie di dispositivi, ne abbiamo parlato durante il convegno, per poter conoscere la geometria, i materiali, la tipologia costruttiva. Però sicuramente il suo buon stato di conservazione è già indice per un immobile di un livello di rischio sismico non così elevato, perché significa che ha avuto comunque degli interventi manutentivi, al netto ovviamente di clamorosi errori di progettazione, però quello è sicuramente un indizio. L'anno di costruzione, la tipologia costruttiva e il sito, perché il sito caratterizza sia la pericolosità sismica che gli eventuali effetti locali che possono compromettere il suo comportamento dinamico in caso di sisma. La sensibilità è aumentata molto, perché toccando con mano il problema è chiaro che tutti si pongono, diciamo così, nei confronti di questa problematica in maniera, diciamo così, più propositiva. Noi ci siamo occupati di diverse, diciamo così, interventi di ricostruzione, in particolare nello stabilimento di Magnate Marelli di Crevalcore e di buona parte dello stabilimento delle ceramiche Sant'Agostino, e abbiamo, diciamo così, verificato, e questo credo che non sia una novità purtroppo ormai, che buona parte, se non quasi la totalità delle realizzazioni, delle costruzioni, soprattutto industriali, capannoni, in particolare quelli prefabbricati in cemento, hanno, diciamo così, delle problematiche che richiedono sicuramente degli interventi di adeguamento. Il patrimonio italiano è sicuramente un patrimonio obsoleto, costruito in gran parte prima e dopo l'ultima guerra mondiale, quindi che ha bisogno di radicali interventi. Si stima che quasi tra edifici in muratura e edifici in cemento armato abbiamo oltre 1 miliardo di metri quadri di superficie su cui intervenire, e abbiamo un valore di investimenti e di coste di spese di intervento che superano ben i 105 miliardi di euro. Ovviamente teniamo conto, questi sono tutti i lavori, e l'effetto positivo anche sotto il profilo economico che si può avere ad esempio per il settore delle costruzioni, che è uno dei settori che è stato colpito dalla crisi, dalla congiuntura economica degli ultimi anni. Abbiamo perso ben più di 700.000 posti di lavoro, è un settore ad alta intensità di manodopera che non esporta, e quindi l'attività si fa in Italia con lavoratori italiani,
pensiamo anche all'effetto positivo per l'economia di questa tipologia di intervento, oltre ovviamente all'aspetto della sicurezza, quindi un aspetto sociale molto importante, e oltre ovviamente alla valorizzazione degli immobili, perché oggi abbiamo delle abitazioni che noi crediamo che hanno un elevato valore, in realtà valgono un terzo di quanto noi pensiamo. Con questi meccanismi si può, spendendo poco, perché poi c'è l'intervento, ovviamente l'aiuto pubblico, si può avere una casa che vale il doppio di quanto si ha prima dell'intervento spendendo pochissimo. Tra i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'IPLE vi segnaliamo venerdì 6 ottobre 2017 i corsi per addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi. Mercoledì 11 ottobre avrà luogo l'aggiornamento per coordinatore alla sicurezza modulo 8, l'infortunio in cantiere, costi dell'infortunio, valido anche per l'aggiornamento preposti alla sicurezza del settore costruzioni a Teco F. Per informazioni vi invitiamo come sempre a consultare il sito di IPLE www.edili.com.